Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla nostra rubrica Happy Gamer con la nostra serie su Titanfall, un nabbo in trincea. Io sono felice e oggi appunto torneremo nel nostro amato Titano con la modalità punto di controllo, ossia quella dove dobbiamo appunto controllare alcuni punti per far guadagnare punti alla nostra squadra. Bene, andiamo subito a cercare un match e intanto vorrei ringraziarvi per i numerosi feedback che avete lasciato sotto il precedente video e vi invito ovviamente a fare lo stesso anche con questo e successivi video, nonché ovviamente a iscrivervi al canale. Come vedete ho cambiato gamepad, stiamo utilizzando un bellissimo Razer Sabertooth che tra poco anche recensirò, quindi ecco un modo anche per fare una sorta di testing in diretta. È un gran gamepad, anche se lo so che gli spara tutto. Subito bisognerebbe giocare con mouse e tastiera, ma se seguite la mia serie, io con gli spara tutto sono un nabbo, appunto la serie si chiama Un Nabbo in Trincea, e quindi cerco qualsiasi modo possibile per aiutare la mia nabbezza. Scegliamo l'incursore e andiamo, cerchiamo di non disastrare. Ovviamente la partita è già iniziata, abbiamo 12 minuti. Dirigiamoci verso... qui c'è B, andiamo verso B cercando di non disintegrarci. Ok, non mi vedi, non è vero, è una menzogna. Ok, passiamo di qua. Aia. No, un cecchino. No, cos'è? Uno shotgun? Sì, avevo uno shotgun. Maledetto. Ok, siamo vicini a B. Stiamo perdendo Alfa. Stiamo perdendo. Vabbè, ovvio, state perdendo. Ci sono io in partita. Okay, cosa pretendete? Scusate. Non mi sembra un buon... ok, non mi hai visto. Ti salto in spalla, dai. Dai. Ah, aveva forse il campo magnetico, il fumo elettrico. Ok, abbiamo il nostro Titan, dai. Stiamo giocando proprio male oggi, ragazzi, proprio per la serie Nabbi Forever. Ma è pieno di Titan avversari ovunque, cavolo. Cioè, è assurdo. Appena entrato in partita. Guarda l'AD, è quasi al punto di controllo, chat. Chi è? Salve. La butterò giù questa torretta. Ecco. Ok, capo, sei nei pressi di un punto di controllo. Guarda la mappa, è dentro un edificio. Ok, qua dentro. Ringraziamo il signore che ci ha aiutato. Provo a difendere gli alleati qui intorno se vedo nemici. Oh, così impari, cavolo. Questo qua deve essere lo stesso che prima mi è saltato addosso. Siamo messi un po' male. Ok, andiamocene, va. È finita, ragazzi. Abbiamo perso. Non è stata una partita molto, molto emozionante. Spero che la prossima vada un po' meglio, ragazzi. Come di dirigerci al punto qua. La navicella è in viaggio, corri al punto d'estrazione. Sto andando, però vorrei arrivarci vivo, signorina dalla voce sensuale. Oh,
Io arrivato ci sono arrivato. Il problema è che non credo durerà molto. Infatti non, io ero l'unico a esserci arrivato, ragazzi. Direi partita molto emozionante, davvero, ragazzi. Sono straemozionato. È stata una gran partita. Non è vero, è stata una schifezza. Speriamo che la prossima sia, vada un po' meglio. Non mi piace molto questa modalità. Però non volevo farvi un'altra modalità a logoramento, due di fila. E volevo farvi un po' vedere anche questa in gameplay. Ecco, adesso cerchiamo di combinare qualcosa un po' meglio nella prossima partita. Mappa è rottura. Mappa e rottura, i soliti infiniti secondi di caricamento. Come vedete mi sono creato una classe personalizzata, ho messo la carabina d'assalto, poi ho messo il razzo pesante, quello a ricerca, perché mi sembrava il più adatto, e la pistolina classica. Mentre abilità ho tenuto occultamento, e come kit ho messo quello che migliorava il parkour, vedi, i salti, appeso più a lungo, eccetera, eccetera, e il rilevatore di scagnozzi per trovare i bot da seccare, almeno quelli, le uniche cose che posso uccidere, ragazzi, che dice, almeno cerchiamo di uccidere quelli. Questi caricamenti infiniti tra un match e l'altro mi guidano matto, ecco. Come sempre vi invito, se volete, ad aggiungermi su Origin, se anche voi giocate a Titanfall su Origin, magari ci facciamo una partita se volete perdere, se volete una squadra con bassissime prestazioni, accetto volentieri i vostri inviti, ecco. Dai, 10 secondi. Carina la musica di sottofondo. Ok. Molto equilibrati questi team, dall'altra parte tutti a livello 40, 30, da nostri tipo 4, 4, 4, 8, 8, 14. Dicono che Titanfall è un buon matchmaking, mi dico. Vabbè, ma pazienza, insomma. E vado anche per questo punto di controllo, vediamo più che altro un po' cosa riusciamo a combinare, ecco. Caricamenti eterni, dominio, punti di controllo. Anni di aggressiva estrazione del carburante hanno lasciato il segno su questa ex colonia di privilegiati. Non esitare! Puoi salire a bordo del tuo Titan da ogni direzione, anche se sei a mezz'aria! Va bene. Ok. Che il cielo ce la mandi buona. Ma meno stavolta partiamo dall'inizio. Così possiamo assumerci totalmente la colpa della disfatta del team. Ah, questa è la mappa della beta, me la ricordo. Boh, da dove partiamo? Che è il più vicino? C. Da qua. Catturiamo C, loro stanno catturando A, che sarà il loro C rispettivo. Io direi che vado su A, perché i nemici probabilmente ora andranno su B conquistato A, come noi da C stiamo andando. Invece faccio il contrario, vado sul loro A. Sneaky sneaky. Ah, qua è finita la. I bot. Gli epici bot che. Ok. Cerchiamo di passare. Ho paura che ci sia qualche cecchino qua, sinceramente. Infatti sta andando. Cos'è sta roba? Sicuro che mi beccherò qualcosa in faccia adesso. Ok, ti stai avvicinando ad Alfa. Occhio ai nemici. Davvero, occhio ai nemici. Ce la puoi fare. Io ho fiducia in te. Ok, bravo. Stiamo perdendo Charlie. Il Titan sarà pronto in 2 minuti. Dov'è il punto di controllo esattamente, però? Piace per niente. Dobbiamo prendere qua. Dei punti di controllo e subito. Vai. Ok. Okay. Adesso mi arriverà addosso di tutto. Per ora non ci siamo mossi male, però. Dai, dai. Ok. Punto. Perfetto. Via. Devi ancora conquistare Bravo e Charlie.
Ciccio, un attimo, eh. Mica posso fare tutto io sta partita, un attimo. Che cavolo? Il dolore proprio. Stiamo combattendo bene, ma l'IMC è leggermente in vantaggio. Comunque c'è un sacco di tempo per mostrargli chi comanda. Ok, non mi sembra ci siano particolari pericoli qui intorno, forse, per ora, quindi potremmo azzardare a tornare al nostro punto, quello iniziale, che ne dite? Facciamo il percorso inverso a quello che abbiamo appena fatto. Potrebbe essere una buona scelta. Dai. Titan, ragazzi, me lo tengo. In caso che muoio, rinasco direttamente lì. Fessure che sputano terra a caso. Ok, torniamo a C. Bravo, preso. Bravi, perfetto. Io sto andando a C, quindi la cosa si compensa. Ok. Stiamo attenti che stiamo entrando in una zona veloce, non mi vede nessuno. Aia. Aia. Okay, ti stai avvicinando a Charlie. Occhio ai nemici. Ho avvertito del dolore. Bravo, il sottattacco. Il Titan è pronto al lancio, chiamalo quando vuoi. Bravo, perso. Ho proprio spaccato l'osso del collo. Ecco. Se mi arriva il Titan in faccia adesso è la fine. Sì, siamo a circa il 25% dell'obiettivo. Dobbiamo continuare così. Non era proprio una buona situazione. Avevo un Titan davanti. Cerchiamo se riusciamo ad andarlo a sventare. Dov'era il punto C? È qua. Ok, qua. E qui dovrebbe esserci anche okay, quel Titan. Stai avvicinando a Charlie. Occhio. Ok, stai avvicinando a Charlie. Occhio. Allarme. Un altro Titan si sta attaccando. Oh, quanti siete? Sì, sì, vabbè, ma siete tutti qua, ragazzi. Non troppi Titan qua, ragazzi, non... Stiamo perdendo. Dobbiamo ribaltare la situazione. Troppo. Direi di lasciare stare C, c'è troppa gente. Che dite se proviamo su B? B è da questa parte. Non puoi passare di lì. Aia, non mi hai visto. Io non esisto. Vabbè. Maledetto chiunque tu sia. Cosa? B mi sembra al momento il non passo di qua. Oh cavolo. Via. Via proprio. Ok, che stanno sventando B, vado a dare una mano se ci riesco. Dai, 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 dai. Dai, 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 resisti amico. Resisti amico mio. Bravo, bravo, hai preso bravo. Sali. Vogliamo verso C nella speranza. Ok, ok, verso C. Ciao amico, amico bot. Stiamo perdendo, bravo. Ragazzi, non potete perdere tutto però, eh. Ragazzi. No. Ok. Veloce, veloce, dai, 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 dai. Perfetto. Okay, punto di controllo Charlie sicuro, ma ci mancano ancora Alfa e Bravo. Abbiamo preso Bravo. Usiamo secondi per la riconquista di punti, eh. Si mette male. Non abbiamo molto tempo per rimontare.
aspettare, mettetecela tutta. Ragazzi, io faccio il possibile. Cosa volete da me? Sono un nabo in trincea e non... Dove cavolo è sto punto A? Di qua. Dai. No, 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 andiamo a B. A B. Oddio, hanno fermato B, veloce. Bravo, perso. Piloti, il nemico ha tutti i punti di controllo. Spero vogliate fare qualcosa riguardo. Amici. No, abbiamo perso, ma dai. Sono primo, solo attenzione. Sì, beh, non è che mi sollevi molto il morale sapere di essere primo quando abbiamo perso, però... E noi cerchiamo di sopravvivere. Come sempre. Non è male sta mappa, però. Oh, brutto babbuino. Ecco la navicella, sbrigati. Mi sbrigo. No. E andiamocene. Non ci credo. Non ci credo. Sono arrivato al pelo e... Vabbè. Oh, siamo primi, ragazzi. 630 punti, attenzione. Per una volta. Per una volta che mi sono reso utile. Abbiamo capito che in questo gioco sono più portato all'azione sneaky rispetto a... Ci dovrebbe stare ancora una partita, che dite? Abbiamo ancora una decina di minuti di tempo, dai. Ancora una partita. C'è posta per te. Ah, giusto, le carte burn. Allora, la busta attivata sotto la tua porta non ha alcun timbro postale o identificazione. La tua prestazione sul campo è stata notata. Questa busta contiene un pacchetto di carte. Non sono carte da gioco, sono agevolazioni. Quando devo usarne una, bruciale sarei agevolato. Un sostenitore. Riusci l'arma principale. Carine. Ho sbloccato degli equipaggiamenti. Carabina. Oh, adesso possiamo... No, il mirino... Non ce l'avevamo già il mirino. Ah, oh, il silenziatore. Silenziatore che però riduce il... È come tutti i silenziatori. No, direi che non... Sinceramente non mi conviene al momento, almeno. E ordigni. Granata RC. Infliggono danni limitati se avete granate esplosive, ma distruggono gravemente i sistemi dei Titan. Potremmo tenerlo in considerazione. Corporazione. Vai. Speriamo. Beh, dato che dobbiamo fare le cose sneaky, mettiamo questa, dai. Ok. Così possiamo muoverci più rapidamente. Mi piace anche questa di mappa, se non sbaglio è quella dove ci sono tipo tutti gli androidi... tipo centro di ricerca, più o meno una cosa così. Devo dire che mi trovo molto bene con questo gamepad. Dico, ripeto, dovrei giocarlo con mouse e tastiera, dato che è un FPS. Però questo gamepad ha davvero delle ottime qualità. Infatti non vedo l'ora di recensirlo. Ok. Andiamo. Via. Guarda quello stravicino B. Io farò il resto. Cosa ci dice? Controlla il tuo altro. In base al punto di controllo bravo. Abbiamo già ucciso Mattia qualcosa. Ok, capo, sei ne presto. Punto di controllo. Guarda la mappa, è dentro un elicottero. Abbiamo ucciso sempre quest'altro. Poverino, ci odierà a morte. Ricevuto.
Una zona un po'... un po' piena di gente. Titan sarà pronto in 2 minuti. Un po' di gente qua, eh. Chi è che mi ha ucciso? Wild 92. Ok, ti stai avvicinando a Charlie. Occhio ai nemici. Vorrei andare su Bravo io. Ah, vabbè, ce l'avevo dietro. Usiamo la carta. No, mi sono dimenticato di usarla, va bene. Stiamo perdendo tutto, ragazzi. No! Proviamo. DMC a tutti i punti di controllo, dovete riprendere. L'ho notato, stiamo facendo un po' schifo. Oh cavolo, è nostro? No! Oh cavolo! Accerchiato dai Titan. A me non piacciono gli scontri con i Titani, sinceramente. So che è un gioco basato su quello, ma... eccoci qua, circondati ovviamente. Da 30.000... sono in minoranza, davvero. Non me ne ero accorto, sai, dalla morte che mi era piovuta addosso. Sto facendo proprio schifo, eh. Questa partita siamo stati bravi, ma qua... un altro. Ok, ti stai avvicinando a Charlie. Occhio ai nemici. Ok, ti stai avvicinando a Charlie. Occhio ai nemici. Scendi, please. Ah. Hanno distrutto il tuo Titan. Una nuova in costruzione. Stiamo andando malissimo, ragazzi. Scusate proprio per la pessima partita. Sta riconquistando, okay, tutto. Ti stai avvicinando a Bravo. Occhio ai nemici. Ah. Meno male che l'ho notato. Non siamo in una bella situazione. Conviene andarmene da qua. Ragazzi, sto facendo il possibile, non è che... cambiamo punto, qua non si riesce a cavare niente. Proviamo su A. I miei compagni di squadra non... ah, che cavolo! È finita, ragazzi. Abbiamo perso. Forza, ripiegati. Abbiamo perso, vabbè. È stata proprio una partita indecorosa. Io ci ho provato, ragazzi, ho fatto il possibile, ma avete visto che non avevo mai supporto da nessuno dei miei compagni, non c'era mai nulla, non so, non saprei.
Ma sì, hanno distrutto il mio Titan. Non è... Tanto la navicella è già bella che è andata. Ciao navicella. Ciao. Non ci credo. Sono l'unico sopravvissuto, wow. Vabbè, abbiamo fatto 210 punti, è praticamente quasi pari a quello del primo, cioè, quindi... Eravamo proprio un team scarso, si vede, cioè, io sono il primo a essere scarso, ho fatto il possibile, però, ragazzi, più di così non potevo fare. Durata davvero poco sta partita. Non facciamo in tempo, però, a farne un'altra. Quindi la stoppiamo qua, partiamo giusto... Siamo saliti a livello 8. Menti sbloccati. Abilità tattica. Potenza della rigenerazione della salute e la velocità. Oh, parecchio utile. Andiamo subito a equipaggiarla. Bandiamo la lobby prima che parte un'altra partita. Peccato perché Demetra come mappa non l'avevo fatta. Equipaggiamento pilota. Abilità tattica. Al posto di occultamento. Sì, direi che mi potrebbe essere utile. Proviamola poi se non altro. Ok, niente ragazzi, per questa puntata, seconda puntata di Un Nabbo in Trincea è tutto. Nella prossima puntata, che non so quando sarà, proveremo un'altra modalità. Anzi, facciamo così, scrivetemi nei commenti quale modalità tra sopravvivenza Titan, cattura bandiera, cacciatore di piloti o eventualmente un altro logoramento volete vedere. E a seconda dei commenti, quanti mi piace riceverà ogni commento con una proposta, eccetera, valuterò quale modalità proporvi, ecco. Niente, spero che questo video di Un Nabbo in Trincea vi sia piaciuto, continuate a seguire la nostra rubrica, iscrivetevi al canale di Every Eye per seguire altri video, e qui da Felice è tutto, e lasciate un commento. Bye bye!